Eccoci qua, buonasera, buonasera, benvenuti. Questa è la voce di Non Solo Nero, ormai programma settimanale. Avevamo iniziato così quasi, non quasi per scherzo, ma avevamo iniziato giusto per fare una prova. Adesso è un programma che ha un ascolto importante, ha degli ascoltatori importanti. Parliamo di rock, parliamo di indie, parliamo di tutto quello che è stato ed è il mondo rock. Oggi, come vedete, c'è una novità, lo sto scrivendo sotto giusto per farvelo memorizzare, ma vi dirò io quando usarlo. Abbiamo anche una linea telefonica per dare voce anche ai nostri ascoltatori. Non sappiamo neanche se chiamarli ascoltatori o teleascoltatori, perché fanno entrambe le cose. Il numero, la linea di Non Solo Nero è il 333 8200223. Ripeto, 333 8200223. Risponderà una voce meravigliosa, una voce turca. Viene da ridere, perché insomma capirete chi risponde a questo contatto telefonico. Ma la cosa bella è che quando vi diremo noi, avrete per l'appunto la possibilità di fare sentire la vostra voce e dire un po' quello che vi pare e piace. Io direi di partire con il primo pezzo, in attesa di collegarci chiaramente con il nostro art director Baldo Alberti e con tutti gli altri ospiti che quasi sempre, diciamo settimanalmente, ci vengono a trovare qui. Iniziamo oggi con un 33 giri storico, si chiamano Cheapskates. Sometimes everything seems to be going by so slow. Love signs, what does it matter when you're the last to know? Fairway, 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 fairway. Allora, chi c'è da quell'altra parte? Buonasera, ragazzo, come si va? Come si Ciao, va? Ciao, ragazzaccio. Come si va?
lo dica. Andiamo bene, i nostri ragazzacci in giro come stanno? Ah, tu non hai idea qua di che prove ci sono state, guarda, non hai idea. Poi capirai. Intanto, come hai visto, abbiamo anche la linea telefonica, quindi oggi nell'ultima mezz'ora, tre quarti d'ora, guarda, ti faccio passare anche il numero telefonico. Ciao Salvatore. Se te lo vuoi segnare, Baldo, ci puoi telefonare tu. Io ve lo segno, così mi autochiamo. Ecco, vedi, per parlare con noi in diretta chiama al 333-8200-223. Rispondono i turchi, va bene? Annuncio Giuffrida il capo, no? Non lo so. Io invece ti volevo dire una cosa, che se sei d'accordo possiamo già far entrare la nostra presentatrice. Prima, sì, però, la nostra bella Lucia. Però prima ti chiedo come hai passato la settimana, domanda di rito. Ma la settimana l'ho trascorsa serenamente, tranquillamente, però volevo dire una cosa carina, se mi permetti. Una cosa che sto riscontrando a favore di questo nostro programma. Sì. Stiamo dando un pizzico di gioia, di tranquillità, un paio di orette a chi in questo momento purtroppo si trova in condizioni non alquanto buone causa questa pandemia, che a sua volta causa delle problematiche a livello familiare, quindi personale. Quindi io vorrei ringraziare tutti coloro che stanno poco bene, ringraziarli nel senso di tenere l'ascolto con noi, dire grazie anche a voi che ci ascoltate coraggiosamente e trascorrere un paio di orette serenamente in compagnia nostra e della buona musica dei nostri ospiti. Ti saluta Danilo Bettanin. Danilo, alla grande. Allora facciamo entrare la Lucia. La facciamo entrare. Lucia, dove sei? Dove sei? Ci sei? Sei? Ah, ecco, hai il microfono. Bene. Vedi che fa fare non provare prima. Non ti senti, Lucia. Non ci sentiamo. Chissà per Ciao quale Angelo, motivo. Ciao Angelo Amedeo, grande nostro fan. Gianfranco Di Bartolo. Gianfranco, ovviamente il numero telefonico che vedi che è sotto, Gianfranco. In sovraimpressione, Gianfranco. Io intanto darei un consiglio a Lucia. Lucia, fai una cosa. Esci e rientra con l'audio, vedi che cosa accade, va bene? Allora, il nostro numero telefonico 333-8200-223. Vabbè, io andrei con un pezzo meraviglioso, Indigo Eyes. Io lo so che è Peter Murphy, però non dovrebbero bloccarcelo. Non si può bloccare Peter Murphy. Ragazzi. Lo so, ma voglio la dire a loro. Operare con Facebook, con Instagram. Noi, per non sbagliare, ogni tanto ci parliamo sopra. Ecco, questo è bene che lo capiate, voi che ci ascoltate, che ci seguite. Non è una colpa nostra non poter, non dover mettere, inserire dei brani musicali conosciutissimi, delle band conosciutissime che ci piacciono tantissimo, altrimenti ci tagliano. Mettiamolo un po', dai. Indigo Eyes, questo è Mr. Peter Murphy. Ciao Marianna. Indigo eyes, asking,
Grande Peter. Per me questa è poesia. Beh, se è poesia. A voglia se è poesia. La poesia di Peter Murphy, ragazzi, cioè chi mi conosce, tu mi conosci benissimo. Io adoro il Bauhaus, adoro tutto ciò che Peter Murphy ha fatto anche poi da solista, così Joy Division e compagnia bella, insomma, chi più ne ha più ne metta, oltre il gotico che non lascerei mai stare. Io adoro molto Elisha, il Nox Arcana e tanti altri, insomma. Ci sarebbe da... Ma ci sarebbe, voglia. Non so quante trasmissioni da fare. Sai cos'è la cosa che finalmente gli ascoltatori hanno capito? Che se vogliono fare vedere il proprio nome, devono prima cliccare su StreamYard. Ecco, dillo. Sì. No, ma vedo che c'è poca gente che... Allora, ecco, qualcuno c'è adesso, manca a farla apposta. Se vedete scritto il vostro nome, insomma, con Facebook user, evidentemente non siete voi. Prima ancora di scrivere, cliccate sulla stringa di StreamYard, sul link di StreamYard, e StreamYard naturalmente vi riconoscerà. Vediamo nel frattempo se Lucia riesce a farsi sentire. Adesso mi sentite? Ah, ma allora dillo, che avevi combinato, ragazzi? Io ho lasciato il PC a mio figlio, aveva disattivato i microfoni. Aperbacco. Vedi questi ragazzi? Vedi questi ragazzi? Devo fare le prove. Non ero in casa, non potevo. Sì, dai, sappiamo benissimo. Comunque salutiamo qualcuno, salutiamo Danilo per l'appunto Bettanin, salutiamo Francesco Avola che tra qualche ora, ma non si dice, ancora non si dice perché sennò porta sfiga, tra qualche ora fa qualcosa, ecco, mettiamola così. Salutiamo Marianna. Salutiamo i Facebook user dei quali ancora non riusciamo a scoprire i nomi. Lucia, hai scritto ho inviato. Il link, infatti, sì. Sì, perché ancora tra i commenti. Non tutti sanno, in effetti, come ecco, Licia spettacolari, qualcuno che apprezza i Licia. Però solo che non sappiamo chi è. Non sappiamo chi sei perché dovresti prima registrarti. Che tu abbia ascoltato Fernando ciò che ha detto poc'anzi. Proprio sopra la diretta, prima che aprite la diretta, c'è proprio il link. Se entrate tramite quello, così vediamo chi siete. Ecco, la nostra velina vi ha detto tutto. Ormai Francesco Avola, manca la velina, lei? Sono tutto? Ormai è la velina, va bene. Allora meglio due, così facciamo le veline. La bionda, ci vuole la bionda. Infatti. Chiacchierando un po' fra noi, no? Ciao Sonia. Ciao Sonia, ciao Marianna. Insomma. Ciao, Lucia, ma dei tempi nostri, o del Non Solo Nero, o di quei tempi, cosa in particolare ti è rimasto in mente? Un aneddoto, una musica, degli amici, il tuo ragazzo? No, quello è l'ultimo proprio. No, allora Baldo, come tu ben sai, io il Non Solo Nero l'ho vissuto un po' più in ritardo rispetto agli altri, proprio perché non ho seguito proprio le serate, le primissime serate, quindi al Divina. Le ho seguite tramite te poi con le nostre reunion, quindi sicuramente, a parte la musica che è quella che comunque a prescindere ascoltavo, sicuramente l'amicizia che è nata con te, con Marianna, con gli altri ragazzi, siamo con Carmen che anche se abita in un'altra città, ci siamo ritrovate sin dal primo secondo, quindi un'alchimia immediata.
una chimica immediata con questa persona. La musica, come dico spesso, la musica unisce, non ci sono confini, frontiere, insomma. Razza. Assolutamente, sì. Assolutamente. Poi, questo è il bello della musica. Ci si ritrova a prescindere, magari per sensazione, per vicinanza, per tante cose a prescindere, però sicuramente la musica è stato ci ha dato l'input, no? Per conoscerci. E siamo qua, guarda, dopo 10 anni. Infatti, ce l'ha dato. Fernando da una vita che comunque siamo partiti all'epoca all'Edicodiva, no? Amici. Dall'Edicodiva ad oggi ancora la musica ci trascina. Mamma mia, appena penso quell'Edicodiva, quella console spaziale illuminata là sopra. Lo diciamo ai ragazzi di oggi, che rispetto, perché sicuramente qualcosa di buono ci sarà pure, no, musicalmente. Beh, non sì, voglio dai. Dire, è ovvio. Però sì. Loro, cioè, non sanno che Taormina, quello che offriva, la Catania, ma il movimento a Siracusa, c'erano degli amici che organizzavano il Magna Grecia Festival, ad esempio, di un mio grande amico. C'erano dei movimenti pazzeschi, pazzeschi. Se ti ricordi, Fernando, noi ogni volta che facevamo suonare un artista guest, mettevamo anche un gruppo spallano strano. Sì, infatti. Beh, io poi ricordo che noi, chissà per quale strano motivo, i movimenti oggi sono cambiati. A voglia. Senti, ma in meglio o in peggio secondo te? Sono, per noi che abbiamo vissuto quei tempi e dove c'era anche una scelta molto ampia di posti dove poter andare a divertirci, sì, sicuramente non il meglio. Oggi non hanno tanta scelta, poi alla fine, se ci vogliamo pensare. Pochissimi live, pochissime serate, e non è facile, si concentrano magari in pochissimi posti. Cioè, Giardini non esiste più, tutta quella zona lì non esiste più, quindi una buona fetta è andata via. Quindi si concentrano molto in città, nei vari locali. Quindi... Come sono andati via parecchie location, se mi ricordate. Appunto. Ciao Cinzia. Mi dice Andrea Fernando che non ti vede, Andrea, si sta preoccupando. In che senso non mi vede? Non ci vede. Ma scusami, siamo tutti e tre qua, come fanno a vedere? Andrea forse deve, non so se ce l'hai sotto lo schermo, Andrea Chimenti. No, non ce l'ho. Non è entrato allora con link. Lui deve usare sempre il solito link, mandagli un messaggio. Okay. Nel frattempo ti dico una cosa. Baldo, se non ricordo male, abbiamo parecchi ospiti nelle prossime puntate, e fondamentalmente di gruppi rock italiani che hanno fatto storia. Ne vuoi ascoltare uno? Allora, dammi tu il via quando dover annunciare gli ospiti del prossimo mercoledì. Aspetta, che ancora gli ascoltatori salgono. Nel frattempo, sicuramente, non si sa quando, ma ci saranno, tra qualche settimana, una voce catanese che ci ha fatto sognare di un gruppo, io direi per Catania storico, non so se siete d'accordo voi, ma ascoltiamo il pezzo più bello dell'album. Vai. Ovviamente parliamo di Cesare Basile. We'll be right back.
spettacolare. Lasceremo la noia tra i vestiti e il sofà, troppo neri i capelli, so che mi perderò. Il tuo piccolo corpo, so che non mi lascerà prima. Beh, ragazzi, è un disco fatto da un catanese, allora. Però per me è veramente un signor disco questo. Sto parlando in questo momento con Cesare Basile. Basile, che però non lo vediamo qua dentro. No, non lo... Ora, o lo chiamo io stesso, cioè gli ho detto, insomma, l'ho detto che stavo andando qualcosa di suo familiare, insomma. Ecco, ah, Cesare, vediamo un po'. Beh, vediamo se riesce a farlo sentire. Pronto, Cesare? No, ma non si sente. Cesare? Sì, lo vedo, cioè, però non lo... Cesare, mi senti? Dovresti mettere il viva voce. Gli diamo il numero nostro della... Esatto, dagli il 333-8200-223 e poi lo facciamo sentire dopo. Ci sei, Cesare? Cesare c'è, adesso lo sentite? Sì, lo sentiamo. Sarebbe meglio farlo sentire al telefono. Fernando, dagli il numero, lo sentiamo dopo. Ti do il numero e ci chiamo in diretta. Sì, molto meglio, molto meglio. 333. Fai così. Il bello anche... della diretta. Sì, lo sto dando a te, Cesare, perché sta andando proprio i Candida Lilith in questo momento. Però fai una cosa, magari gli dici che ci sentiamo dopo, perché adesso sono 10:30 e io devo battere i tempi. 8200. Yes. Arriva 223. 223. Si chiama prima perché ci sarà Andrea Chimenti fra poco. Ciao ciao. Solo che se chiamiamo prima, Baldo, dobbiamo chiamare la regia dei turchi. Lo so ragazzi, però è questo il bello, come si dice, no, della diretta. Però facciamo una cosa, se chiamano facciamo un semplice saluto, perché abbiamo già Andrea sotto, capito? Allora vedi se chiama subito Cesare, magari lo salutiamo, vediamo. Regia dei turchi, ci sentite, regia dei turchi? La regia dei turchi, ecco, ci sentite? Attenti, guarda, sono tutti attenti. Voglio... Due turchi meglio di un turco. Facciamo fare un saluto a Cesare Basile? Sì, perché no, dai. Ce l'hai in linea o no? No, dovrebbe chiamare il numero che l'ho dato. Pronto? Ciao. Ecco, Baldo, vai, c'è Cesare in diretta. Ciao Cesare, ciao. Come stai? Ciao Baldo, dai, abbastanza bene, nonostante i tempi, abbastanza bene. Nonostante i tempi, lo so, ma abbiamo inserito i famosi Candida Lilith, quindi non potevamo che non pensare al grande nostro amico Cesare Basile, o no? Mi pare giusto? Ma io sono, diciamo, contento che vi siate ricordati. Ma fai scherzo, sai che abbiamo una data, no? Poi metterò in memoria. Comunque sono felicissimo di sentirti, che ci siamo e che la musica continua ad unirci sempre, a farsi sentire. Ciao Cesare, sono Fernando, un abbraccio. Ciao Fernando, come stai?
E qua siamo, come vedi, nonostante tutto, sempre in piedi e sempre in forma. Alla grande, no, c'è anche Lucia, la nostra Lucia che ti vuole salutare. Non mollare il colpo, funziona sempre. Guarda, Baldo ti pensa sempre, nomina sempre, sì, assolutamente sì. Va bene, vuoi dire quando ci sarà Cesare Basile? Allora... Aspetta. a questo punto dobbiamo dire così me lo ricordo pure io perché l'avevo dimenticato. Oh, bravo. Allora Cesare Basile sarà il 5/21, quindi fra due mercoledì, a maggio, il 5 maggio, perché il 28, lo dico qua adesso in diretta anche insieme a Cesare, il 28, quindi mercoledì prossimo. Ragazzi, udite Gianni Maroccolo e Antonio Aiazzi dell'Itzfib. Bene. Addirittura, cioè, proprio state facendo una sorta di, come dire, raccolta gerontofila della musica degli anni '80. Mi piace quello che dici. Adesso poi ci sarà Andrea Chimenti, fra pochissimo. Va bene. Allora, grande Cesare. Andrea. Cesare, un abbraccio, ti salutiamo Andrea che sta proprio per entrare, d'accordo? Buona serata. D'accordo, ciao ragazzi. Ciao. Nel frattempo ciao. Salutiamo i turchi e li vediamo dopo, d'accordo? Ciao ragazzi. Come vedete abbiamo anche le regie esterne e on due, eccolo qua. Dei moda, ciao, adesso andrà di questi. Fantastico, benissimo. Oh, ma noi ti troviamo in forma. Cesare, anche Cesare che si è ancora collegato. Ciao, Cesare Basile. Sì, infatti, bravo. Hai visto, infatti. Senti, Andrea, cosa ci racconti di bello dopo tutto? Qualche giorno che non ci vediamo, mi pare, no? Qualche giorno, sì. Sono cascati un po' di capelli, un po' sono imbiancati, le barbe sono cresciute, tutto insomma così, in divenire. Beh, guarda, se ti lamenti tu, allora lo fai apposta per sfigurarci, eh? No, parlavo dei vostri capelli, non dei miei. Ecco, infatti. Adesso si capisce. Bravo Andrea. Però ti troviamo in forma. Ti troviamo in forma. Va tutto bene, nonostante appunto il periodo che non è dei migliori, soprattutto per il nostro settore. Sì. Però dai, non mi lamento perché intanto c'è una fucina di idee, le cose in questi periodi di fermo si pensano, si realizzano, poi sperando di metterle in pratica. Vabbè. Allora, Ricordo sì, tutte quelle svariate e migliaia di ragazzine e ragazze che impazzivano per Andrea Chimenti. Ammazza. Ora, mi faccio una domanda. Chi è Andrea Chimenti oggi rispetto ad Andrea Chimenti ieri? Ma insomma, sono passati tanti anni, quindi penso di essere maturato, come capita a tutti, spero di essere migliorato come il vino buono. Certo, sono cambiate tante cose. Allora c'era l'entusiasmo della partenza, sì. E devo dire che l'entusiasmo però non è mai calato, quindi questa è una cosa che ci tengo a dirlo. Ancora oggi ho l'entusiasmo di allora nel fare le cose. Non hai perso l'identità? No, l'identità no, anzi l'identità la si trova sempre di più, perché in realtà quando si inizia non è detto che tu tiri fuori la tua vera identità, anzi credo che l'identità, quindi l'autenticità è una cosa che piano piano si comincia a togliere tante cose che non ti appartengono, no? Perché quando inizi ci sono sempre dei riferimenti molto forti, molto spesso è così. Almeno per me è stato così. E poi piano piano con il tempo ti accorgi che questi riferimenti cominci a lasciare per strada e comincia a venire fuori sempre di più te stesso. Quindi io mi ero preoccupato della domanda, perché lui aveva esordito dicendo una volta le donne impazzivano per te. Pensavo che la domanda finisse, ma accade anche adesso.
Volevo portarlo ma a adesso, questo. sono un uomo tranquillo, insomma. Prima non eri tranquillo, no. No, dai, No. Ma il fatto che sia un uomo tranquillo non significa che non ci siano, che non venga apprezzato anche, non solo come artista, ma anche come presenza fisica. Ecco, vedi? Questo se continua a esserci questo apprezzamento fa piacere, ma sai, Assolutamente. poi alla fine uno punta ad altro perché, Per carità. ecco, voglio dire, quando si è giovani, quando si è ragazzi a 20 anni, puoi puntare anche su quell'aspetto lì, no? Perché è un aspetto Diciamo che è comunque un che buon trampolino di lancio, sì, ha a che fare inizialmente. comunque col palcoscenico, no? Anche la Certo. fisicità, il carisma, questo ha a che fare sempre in realtà. Però poi alla fine, con gli anni, è chiaro che vanno in primo piano altre cose. Io quello che ho sempre cercato di far apparire maggiormente sono i contenuti, e quindi quello che conta per me oggi è il contenuto della musica, delle canzoni che scrivo. E poi se c'è anche l'aspetto, ma vabbè, insomma, Ma quello non guasta, dai. non Ma no. No. Senti, io invece una Dimmi. domanda te la volevo fare, perché ho passato il tempo durante questa settimana trovandolo, perché me lo sono dovuto trovare apposta sto tempo, a guardare anche un'intervista, cioè un'intervista bellissima fatta a te, ma non era un'intervista vocale, passavano sotto le domande e tu rispondevi, insomma, era proprio un servizio fatto tu su di te. E a me è venuta fuori una cosa. Allora, ho percepito che hai fatto anche teatro? Sì, un po' di teatro l'ho fatto, sì. Un po' di teatro l'hai fatto. E mi sa che hai studiato anche un po' di dizione. No, quello non l'ho, in realtà non ho mai studiato di dizione. Ah, perché Ma io ti sentivo in questo monologo dove in realtà, ti dico la verità, rimane il fatto che sei un bravissimo cantante, e su questo non c'è dubbio, spegniamo gli audio dei telefonini. Pardon. Ecco, su questo non c'è dubbio. Guarda che però ti vedevo bene anche come attore, sai? Ma grazie, ho avuto delle esperienze in merito, però non è proprio il mio mondo. È un mondo diverso da. Io ho cercato di fare esperienze tutte differenti, tante, in tanti settori del campo artistico, perché sono una persona curiosa sostanzialmente, e quindi Vabbè. mi piace anche provarmi e uscire un pochino da quelli che sono i miei panni per tentare strade differenti, che è tutto un arricchimento che poi ti porti a casa e lo riversi nella musica, nel mio caso. Quindi sì, mi sono trovato a fare delle cose, alcune cose nel cinema, alcune cose nel teatro, ma sono parentesi che ho aperto e ho chiuso. Poi magari in futuro ne posso aprire ancora, ma però non è il mio percorso. Comunque, volevo dirti questa cosa. Hai anche una bella voce, ma non dico solo come cantante, proprio come impostazione. Hai anche una bella Grazie. voce. E quindi, senti, io direi, visto che noi catanesi abbiamo conosciuto più Andrea per i Moda, io direi intanto di fare partire il pezzo forse che per Catania è stato storico. Che ne dici, Baldo? Ombre. Lo mettiamo? Vai. E mettiamo ombre, dai.
osservò, guardando un po' più, la luna mi guardò. Vabbè, insomma, la conosciamo molto ovviamente, molto bene. Ovviamente la domanda è d'obbligo, perché io portai moda al Divina e fu una seratona. E una domanda che devo fare ad Andrea è proprio questa: chi erano, in due parole, i moda? I moda erano degli amici, devo dirlo proprio in modo succinto, così. Era un gruppo di amici molto molto affiatato, eravamo amici prima di creare il gruppo, e quindi c'era un grandissimo affiatamento tra di noi, c'era un legame molto molto forte, e quindi insomma è stato abbastanza, è una cosa abbastanza particolare, credo, perché solitamente insomma il gruppo nasce richiamando il batterista, piuttosto c'è bisogno del bassista, quindi c'è la ricerca del bassista. No, noi è nato tutto in un gruppo di amici, amanti della musica, e poi... L'amicizia. Senti, fa pure questi brutti o belli scherzi. Sì, fa questi brutti scherzi, puoi dirlo. Ma è vero, Andrea, è vero che quando acquistavate uno strumento, per esempio, che ne so, la batteria, non la comprava il batterista, ma la compravate tutti? Sì, noi eravamo comunisti. Questa è bella. Sfegatati, sì, sì, ma assolutamente. Era tutto. Condividevano tutto. Condividevamo tutto, completamente. Io non possedevo un microfono, ma era del gruppo. Il bassista non aveva il suo basso, ma era del gruppo. Anzi, uno dei primi bassi, se non il primo basso dei Moda, è stato comprato in società con i Litfiba. Ah, perché però non ci avevamo abbastanza soldi per acquistarlo, e di conseguenza con Gianni Maroccolo abbiamo fatto a metà. Quindi è così, funzionava così allora, c'era un, diciamo, mutuo soccorso tra i gruppi. E quindi sì, avevamo tutto in comune. Infatti quando ci siamo sciolti poi c'è stata la problematica di doverci dividere gli strumenti, in quale maniera. Era un bel problema. Era certo. Un problema, sì, ma appunto. Ma... Relativo, dai. Se l'amicizia è rimasta... Se l'amicizia è rimasta... L'amicizia è rimasta e come, sì. Ma secondo te c'era un motivo particolare per cui in quel momento da Firenze uscivano tutti questi gruppi? Guarda, io me lo sono sempre chiesto, non ho mai capito. Non ho mai capito per quale motivo questa cosa è accaduta a Firenze. Infatti. Oddio, c'è stato il momento in cui anche da Catania c'erano tanti gruppi. Come no, ma sì, c'è stato il momento anche di Bologna, forse anche sì. Di Firenze. Ci sono stati, insomma, diciamo, vari focolai, no? In Italia. È vero. Piano dilagato sempre di più. La Contempo e l'Ira Records, insomma, hanno fatto un bel dinamismo. Assolutamente, sia la Contempo che la Ira, diciamo, sono stati due centri nevralgici perché accadesse tutto. Secondo te com'è cambiato il mondo musicale indie oggi? Se per indie allora io ho sempre unito l'underground all'indie come un qualche cosa di indissolubile, no? Come se facessero parte di un'unica realtà. L'underground per me è un qualche cosa, appunto, come dice la parola stessa, che viaggia sottoterra, e quindi certo non insegue e non cerca di arrivare nel mainstream, nei luoghi dove si consuma, diciamo, la musica più leggera, chiamiamola così. Uh-huh. Oggi, allora era in questo modo, cioè l'indie cavalcava e cercava strade totalmente alternative al mainstream. Oggi invece non è assolutamente più così. Diciamo che l'indie è l'antecamera del mainstream, e purtroppo troppo spesso, secondo me, è
della serie Vorrei ma non posso, ovvero c'è un indie che ricorda tantissimo il mondo mainstream, però in sordina, in Una piccolo. volta si rischiava di più rispetto ad oggi, forse. C'è l'artista, Una volta il si rischiava ragazzo. molto, anche perché non c'era nessuna strada battuta ancora. Quindi perché la New Wave è stato uno sconvolgimento, se vuoi, veniamo dal punk prima, e poi con la New Wave c'è stato un cambiamento di rotta musicale molto forte e quindi era tutto da costruire, erano da costruire Post-punk. le etichette indipendenti, erano da costruire i locali, i gruppi nascenti, i booking, era tutto un mondo che ci siamo comunque inventati. Quindi per Io forza di cose rischiavamo. penso che le nuove leve non sappiano assolutamente chi sia, e adesso ti faccio un nome e so che tu rimarrai ovviamente, Mick Ronson. Mick No? Ronson, Chi è vabbè. Mick Ronson? Come nasce questa collaborazione con Mick Ronson? Il grande Andrea Chimenti, come ha fatto? Consiglia. Sì, sì, sono stato molto fortunato, diciamo, di base la fortuna. Dall'altra parte, anche altri tempi. Sì. E poi ecco, è l'incontro con l'Inghilterra, è un incontro particolare, nel senso che i musicisti stranieri sono un po' differenti dai musicisti italiani. Mi dispiace dire questa cosa qui, però un po' lo dico dall'alto, dal basso della mia esperienza. Il musicista inglese è un musicista molto, molto concreto, molto legato all'arte, allo spirito artistico e alla ricerca di ciò che gli piace realmente. Il musicista italiano è troppo spesso invece legato a quello che lo può far apparire meglio. Mi spiego. Sì, Business. chiarissimo. Cioè, se io devo contattare qualcuno in Italia che magari non è neanche, ma perché ha fatto una comparsata una volta a Sanremo, è molto difficile che possa rispondermi. Va bene? E io invece ho contattato Noi Moda, quindi insieme abbiamo contattato un Mick Ronson che non ha mosso ciglio, ha Tanto ascoltato di cappello. Mick Ronson, che era il chitarrista di David Bowie, di Lou Reed, che ha suonato con Bob Dylan, con Bob Ian Dylan. Hunter e così via. Ha ascoltato i nostri provini, gli sono piaciuti ed è tornato dall'America ed è venuto a produrre i Moda. Molto difficile che questo possa accadere con un artista italiano, come è accaduto con David Sylvian. Ha ascoltato i provini dell'Albero Pazzo e David Sylvian ha detto: bene, insieme facciamo, collaboriamo ad una canzone e la componiamo insieme. Questo ti può fare Molto solo colore. difficile che accada con un italiano, ripeto. Ragazzi, scusate, io devo stare attento ai tempi e quindi a questo punto io direi di ascoltare non qualcosa dei Moda, ma qualcosa di Andrea Andrea, Chimenti. Ok? Allora andiamo vai, perché vai, sono abbiamo anche curioso il di vedere cosa. I'm seeing a stain in the moonlight, not sure if it's there or it's a thing in my eye, but still it's hiding the light as fierce in the late night, concealing a dream. This hole, this kind of ground, feels like it's bound to something grounded inside me. But still, not even sure before we land with a tear or a smile. I'm fading away, or I'm right in the spotlight, the last shades of gray on a faint black and white. I'm seeing a stain in the moonlight, not sure if it's there or it's a thing in my eye.
and the ground feels like it's bound to something grounded inside me. But still, not even sure before we land with a tear or a smile. I'm a fading away, or I'm right in the spotlight. The last shades of gray on a faint black and white. Beh, possiamo battere le mani. Un applauso veramente ad Andrea. Bravissimo, bravissimo. Tutti quelli che ci stanno seguendo, perché alcuni come Fabio Marotta, Salvo Riviera, che hanno detto bellissimo, ma di spessore, cioè di una maturità, di una maturità notevole, sono un eguagliare le parole che tu hai detto poc'anzi, cioè una crescita. Ti ringrazio moltissimo, ti ringrazio molto, anche se qui poi il brano che avete scelto per l'appunto è in inglese, io solitamente canto in italiano, ma sì sì, questa è una... ultimamente mi sto cimentando di tanto in tanto anche a cantare in inglese. Dobbiamo fare un cambio della guardia, dobbiamo fare uscire una donna, mi dispiace per te, ci vediamo Andrea. Dopo. Ci vediamo dopo e facciamo entrare un ragazzo, non so se sei contento, però una persona che viveva i tempi di cui stiamo parlando, faceva lo speaker, ma credo abbia lavorato anche a Non Solo Nero, Baldo. No, lui ha lavorato al Non Solo Nero, uno dei miei ragazzi, dei miei DJ più affezionati dell'epoca, Giovanni Nicastro. Ciao Giovanni. Buonasera a tutti, grazie. Ciao, Baldo, Giovanni. Per i tuoi ragazzi, no? Perché non cresciamo mai, in realtà rimaniamo sempre. Guarda, io anche i miei nonni, quando li salutavo, gli dicevo, ciao ragazzi. È vero, è vero. Ah, questo da... Ciao Fabio Marotta. Allora, hai visto che video che abbiamo messo di Andrea? È fantastico, io ovviamente ricordo Andrea con quel trittico di album dei Moda, e stasera lo scopro, devo dire che mi sono documentato in questi giorni, quindi avevo già visto delle cose su YouTube, avevo cercato sui social, questa non l'avevo beccata, devo dire molto molto bella, apprezzo molto che ha scritto, è molto bowiana, molto David Bowie, sì, in realtà... Sì, cioè... e adesso aspetta, a proposito di Bowie, aspetta che poi ti facciamo una sorpresa. E sì, comunque è vero. Sì, ma credo che Andrea non abbia mai fatto mistero di questa cosa, no? Tu sei un grande fan, un grande estimatore di David Bowie. Assolutamente, sì sì sì, è stato uno degli autori per me più seminali, per molti, così per molti è stato. Senti, io ho seguito l'intervista, volevo... che ci riportassi un po' all'atmosfera di quegli anni lì, ma non solo con i Moda, proprio farci rivivere l'atmosfera di quegli anni alla Ira Records, che sicuramente, come diceva anche Baldo prima, è stata una industria, una fattoria, insomma, di grandissimi talenti, di personaggi straordinari, no? Quindi, boh, se c'è qualche aneddoto, qualcosa di singolare o anche divertente, insomma, originale, che ci puoi raccontare stasera, che ci possa far tornare in quegli anni fantastici, gli anni Ottanta. Beh, di aneddoti ce ne sarebbero tantissimi. È stato un po' un colpo di fortuna per i Moda incontrare Alberto Pirelli, perché noi avevamo fatto un demo, anzi dovevamo registrare una demo, e avevamo deciso di, mettendo da parte i soldi come si fa da ragazzi per poter permettersi
uno studio di registrazione, visto che all'epoca non si poteva fare in casa come si fa oggi, avevamo scelto questo studio a Firenze che si chiamava Gas. E noi andiamo in questo studio e registriamo un paio di canzoni. Mentre registriamo queste canzoni, vediamo molto spesso un signore con la barba e un sigaro in bocca che si aggira per lo studio senza dire niente, non salutava neanche. Lui, mentre registravamo, passava, ascoltava e poi riandava via. Poi ogni tanto ritornava. Quando abbiamo finito le registrazioni, era Alberto Pirelli, che noi non conoscevamo, e ci disse: "Guardate, io sto per aprire un'etichetta discografica, si chiamerà Ira. Ci sono per ora, c'è solamente un gruppo, sono i Ma va? Litfiba. Con i Litfiba, quindi, se volete far parte di questa etichetta." E noi che stavamo registrando il demo per poterlo proporre a delle etichette discografiche, beh, abbiamo detto: "Perfetto, noi ci siamo." E così è nata la nostra avventura in questa etichetta straordinaria per il tempo. Capitanata appunto da Alberto Pirelli. Baldo, mi ricordi quante volte hanno suonato loro a Catania? Guarda, ti posso dire quando hanno suonato da me al Divina Al Divina mi negli anni ricordo. 80, adesso non Madonna. ricordo esattamente l'anno, so soltanto che veramente cioè abbiamo fatto quell'invito, non c'erano neppure le foto con la scritta moda, non so se avete Sì. visto, Come si faceva all'epoca? beh, Cioè, infatti. con queste sì, la tipografia, non questa c'era creatività internet. straordinaria. Eravamo persi proprio, ma è stata una bella avventura al punto tale da aver chiamato nuovamente Andrea, averlo fra noi, al quale ci ha onorato questa sera anche con delle belle risposte alle nostre domande, ma non avevo dubbi. Ma un artista contemporaneo che tu segui attualmente o che vorresti seguire o che non vorresti mai seguire? No, quest'ultimo non te Te lo la dico. butto lì. No, Ecco. magari guarda, è morto da poco Scott Walker, che mi dice che sono veramente affranto perché lui era un artista contemporaneo nonostante la sua non giovanissima età, però lui è uno dei più contemporanei, secondo me, è stato. E quindi ecco, ti dico Scott Walker. Mi piacerebbe una carriera alla Scott Walker. Questo ti Vero? piace? Che esagerazione. Però insomma, Giovanni, se cosa ne devo pensi? dirti un riferimento, beh, lui è È un quello. grandissimo. È quello. Beh, diciamo che Andrea ha preso la scorciatoia, no? Cioè, nel senso, no, non ci ha detto qual è il contemporaneo che gli piace. Ci è girato intorno. Esatto. Furbo, Ha preso come fossimo a Roma il raccordo anulare. Cioè, non è eh? esattamente la risposta che ci Vabbè, aspettavamo. ma non è abbastanza contemporaneo Scott Walker, dai. Ora perché non c'è più da qualche da quanto? Da un anno, insomma. Credo che la domanda di Baldo fosse molto mirata, no? Molto sottile, nel senso voleva farti tirar fuori un nome tra quelli che Ah no, l'ho orbitano questo momento. stuzzicato. Esatto. Non mi viene in questo momento, mannaggia la miseria. Porca Porca miseria. risposta. Non mi È viene, già una caspita. risposta, Andrea. Non ti viene perché boh, chissà perché. Se ci Però fosse voglio stato. dire. Ora, sicuramente il nostro regista sta controllando i tempi. Ed è Vabbè, ovvio che mandiamo un io altro immagino. pezzo. E Però infatti, io è so una ovvio che cosa. dovremmo fargli la domanda di rito d'obbligo ad Andrea prima che Ma ci prima lasci. devo, aspetta, prima che lui ci lasci, devo mandare una cosa che mi è piaciuta un casino. Tra l'altro ho visto qualche scritta che Così passava con la scusa sotto. rimane ancora con noi. Esatto. Io Guardiamola non ho questa lasciato cosa. niente. Ah, ecco, guardiamola questa cosa, perché ti piace Bowie, ma abbiamo beccato un video che è conosciuto su YouTube, dove tu naturalmente canti Bowie, eh? Ascoltiamolo e guardiamolo. Life on Mars.
It's a god of a small affair to the girl with a mousy hair. But the man is yelling now, and the dad is a total trigger. But a friend is nowhere to be seen. Now she walked through the sunken dream to the seat with a glimmer's view. And she's into the silver screen. But the film is a saddening bore, 'cause she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they just get to focus on sailors fighting in the dance store. Oh man, look at those cavemen. It's the freakest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, I wonder if they'll never know. Isn't the bad setting show? Is the life of it's on America's dirty brow, and Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers are strapped for fame, 'cause Lennon soon said again. See the mice in the million holes, from Ibiza to the north of Roots. Your Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a Sunday bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again. As I just keep to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the love man. Not the wrong guy. Oh man, I wonder if they'll never know. Isn't the best that he's sure? Is the life of mine? E tra l'altro avevi anche i capelli alla Bowie quella sera, ma come sempre, no? Ce l'ho sempre. Il ciuffo ormai me lo porto dietro, sempre più smilzo, ma me lo porto dietro dagli anni '80. Ti dico, c'erano dei momenti in effetti che chiudendo gli occhi, beh, c'eri quasi. Insomma, grazie, insomma, spero di averlo fatto a modo mio, insomma, poi... Guarda, sono sempre stato un grande ispiratore di David Bowie, perché all'epoca quando facevo le performance ovviamente mi rifacevo molto a David Bowie. Io ho pianto 3 giorni quando ahimè è andato via il grande artista magico mondiale. Quando delle volte ci dimentichiamo, no, di essere italiani, mi veniva in mente questo: delle volte ti butti un po' giù, la pandemia, i problemi, poi quando vedo e sento certe cose come abbiamo sentito poc'anzi, io sono felice e onorato di essere italiano e avere degli italiani come Andrea Chimenti che danno, sprigionano delle sensazioni all'epoca come maggiormente oggi. Secondo me, non lo so se esagero, ragazzi, non perché è il nostro ospite, ma mi sento onorato di averlo ospitato all'epoca e oggi. Guarda, io farei anche un'ulteriore precisazione. In quel periodo abbiamo visto tanti gruppi italiani
di cui Catania era innamorata. Lo sappiamo, tra l'altro li stiamo facendo e li abbiamo ospiti ormai quasi tutti i mercoledì, li stiamo facendo tutti. Però lui aveva una cosa che pochi altri avevano, lui ha una voce bellissima. Grazie. Sì, guarda, andiamo... si stanno innamorando nuovamente, guarda, ci sono lo vedo. Mi preoccupo perché anche gli uomini hanno detto cose, mi preoccupo tra virgolette, voglio dire, però è simpaticamente tutti quanti, guarda, è bello ciò che stiamo facendo, proprio perché stiamo cercando di far apprezzare gli artisti di quegli anni che ad oggi stanno e possono dare ancora qualcosa, un contributo alla crescita anche per le nuove leve. Beh, io mi auguro che ci sia perlomeno sempre, che continui a esserci un dialogo, no? con le nuove leve. Così dovrebbe essere. Comunque, prima di andare via, facciamo la domanda di rito, la facciamo fare a Baldo. Vai, Baldo. Vai, digli, allora, tu hai dei nuovi progetti. Hai dei nuovi progetti, certo, sia musicali che in scrittura, chissà, anche teatrali. Sì. Ci dirai tu il nuovo lavoro, il nuovo album, insomma i tuoi progetti per il 2000 ed oltre. Beh, allora guarda, sto facendo tante cose in questo periodo. È appena uscito un libro di racconti con l'audiolibro annesso. Quel pezzo in inglese che avete mandato era proprio all'interno dell'audiolibro. Però la cosa più importante è il nuovo disco, che uscirà ad ottobre con la Break Records ed è stato prodotto da Cristiano Roversi insieme a me. È, diciamo, un lavoro che abbiamo fatto a due, registrato a Mantova, e siamo felicissimi di quello che abbiamo fatto. E niente, quindi siamo in attesa, è stato rinviato all'uscita un sacco di volte a causa della pandemia, non ne possiamo più. Questo disco è lì nel cassetto che scalpita di uscire, e noi scalpitiamo per andare anche a suonarlo dal vivo. Quindi crediamo che questo, e speriamo, incrociando le dita, che sia possibile da ottobre, così il nuovo disco, di cui non dico ancora il titolo, uscirà. Ci sono delle ospitate molto belle, anche straniere, di cui sono italiane e straniere, qualcuno anche che intervisterai prossimamente. Dai, sono felice di questo. Sì, con Antonia Iazzi abbiamo scritto un paio di canzoni insieme che sono all'interno del disco, che ti userò mercoledì prossimo. Una che sarà la title track con Cristiano Roversi, e le altre sono miei brani, e, insomma. A ottobre faremo questa promozione per il tuo lavoro, per la poesia che sicuramente ci offrirai ancora. D'accordo, grazie, è stato un piacere enorme averti con noi. Grazie Andrea. Visto e rivisto. Grazie, grazie Andrea, a presto. Grazie, buona serata. Questo è anche un programma che ogni tanto ci fa venire la pelle d'anatra, no? Perché ascoltare, lasciatemi passare, questa pelle d'anatra. Abbiamo dato un pizzico di spessore romantico in vena. Baldo, scusami, devi stare attento perché avrai i fili della cuffia che forse ti strofinano un po', perché sento dei frusci in sottofondo. Guarda, Giovanni sicuro no, perché è fermo. Non lo so. Fermo, non ho neanche le cuffie. L'ultimo ospitato c'erano dei rumori strani, ho detto sarò stato io, quindi questa volta mi sono attrezzato senza cuffie. No, anche perché sei bello sdraiato e comodo. Sì, sono sul divano, stasera me la sono presa comoda. Adesso va bene. Allora, mentre... Giovanni, di tutto ciò che è accaduto, secondo te? Allora, è veramente un talento. Io dico, non ho fatto questa domanda perché non la trovavo forse troppo carina, però in realtà lui si è sempre preservato dal mainstream, l'ho anche detto durante l'intervista, è sempre rimasto underground, se vogliamo usare questo termine.
però converrete con me che una voce così, insomma, è una voce che non meritava di rimanere solamente in questo ambito più underground, ma poteva veramente ambire a cose di grandissimo prestigio commerciale, nel senso più bello del termine, perché per ma non sarebbe rimasto in reggimento, il problema è questo. Beh sì, quello assolutamente, però cioè, sentirgli fare le cose che abbiamo sentito, insomma, veramente superiore alla media attuale discografica, lo dice uno che tutti i giorni ovviamente sente prodotti che arrivano in radio, che lasciano il tempo che trovano. Lui ha veramente a parte migliorata negli anni. Ha detto lavori come te, lo dice già. Giovanni, ma a parte i lavori, no? Perché quando si parla di lavoro è il pezzo, no? La produzione in genere, ma io direi anche le voci che si sentono adesso. Insomma. Esatto. Vabbè. Esatto. Oggi... perché tutto, perché comunque è tutto il sistema, è tutto lavorato. Le voci, Fernando? Le voci? Le voci. Certo. Vabbè, io la butto là. Vabbè, dai, ci sarà qualcosa, Giovanni, tu che stai in radio, qualcosa di buono, forse il rumorino, non è che sei tu, Fernando, io non mi muovo. No, ma ogni tanto sento questo ta. Dico, Giovanni, vabbè, facciamola. Metti dischi, metti, cioè, qualcosa di buono ci sarà, ma è molto da ricercare. Allora, io non sono il tipo che dice solamente nel passato c'erano le cose belle. Assolutamente no. Anche no. Oggi ci sono produzioni interessanti, probabilmente non sono quelle che poi arrivano nel replay radiofonico, insomma, che non stanno in year one, perché lì è tutto abbastanza progettato. Poi io dico sempre, oggi è strano sentire voci senza l'autotune e non dovrebbe dovrebbe sostituire la bellezza di una voce. O ce l'hai, poi fai il disco bello, ci sta assolutamente. Fai, però ho notato Fernando cosa ha detto ad Andrea, la sua voce per cantare, quando hai parlato, è quella. Esatto, infatti però... la mia osservazione prima era un po' provocatoria, nel senso, oggi probabilmente nel mercato discografico servono delle voci così belle, permettetemi il termine, al naturale, ok? Certo. Vabbè, comunque, anche se poi c'è qualcuno che canta con l'autotunes e risulta essere intonato anche senza, ma sono veramente rarissimi questi casi. Io ho visto, ragazzi, che c'è... Sì. Dimmi. No, dicevo, basta pensare a Sanremo, no? Prima Andrea ha detto una santa cosa, oggi l'indie è l'anticamera del mainstream. È chiaro. Però quanti... Ma ho fatto apposta quella domanda. Quella domanda era proprio... Esatto, però quanti di questi che sono arrivati dal mondo indie a Sanremo sono andati benissimo, non hanno steccato... Hai posto in largo a sentenza. E io, mentre c'è Giovanni Nicastro e siamo in tema di cose romantiche del periodo, io vi devo far ascoltare uno dei pezzi che mi piaceva di più in quel periodo. Loro si chiamano Miracle Legion. It's all for the best. Watched my brother cutting grass outside, sitting on the porch. He took me. It's a long way to go before we can rest. It's all for. We'll be right back.
Quanto mi piaceva questo pezzo, mamma mia quanto mi piaceva. Aspetta che hai il microfono spento perché ho capito che il rumore veniva da te, dal tuo telefonino. Vai, va, adesso puoi parlare. È All for the best, sì, bravissimo. Ancora la memoria è allenata, diciamo, no? Anche se poi questi pezzi non credo che si passino più in radio, no? Mi dai conferma? No, assolutamente, no, almeno guarda, non nella radio dove sto io, probabilmente ci sono altre radio, magari settorializzate, che suonano questa musica, ma comunque sempre catanesi, perché questo tipo di rock, per come lo intendiamo noi, nelle cosiddette radio rock nazionali non stanno in giro, non le conoscono. No, Rosario Costanzo! Ma senti, ma... Giovanni, nella radio dove sei tu, che poi è Studio Centrale, dico, esatto. Ma scusami, c'è la Heavy Rotation famosa? Ma sì, noi siamo una top 40, quindi è una radio dove si suonano le canzoni che dovrebbero essere quelle più ascoltate. Noi cerchiamo di personalizzarla, cioè di renderla quanto più reale possibile, non facendo il classico copia e incolla, cioè prendendo le playlist delle radio nazionali. Cerchiamo di capire anche sul territorio siciliano quali sono i pezzi che veramente vanno, funzionano per il nostro pubblico, e le mettiamo in onda. Poi mettiamo anche dei recurrent che sono quelli degli ultimi anni, mettiamo un history l'ora, che sono i classici più che altro dagli anni 90 in avanti, qualcosa 80 e 70, ma insomma poi fondamentalmente è una radio contemporanea. Quindi sì, c'è la Heavy Rotation, Fernando. Va bene. Ma la dopo 3-4 ore riascolti la stessa canzone. Grande, ma una differenza di dinamica delle radio di una volta rispetto a quelle di oggi, anche se qualcuno dice, in base alle tecnologie di oggi, qualcuno ha insinuato che le radio per alcuni versi sono morte. Per me è impossibile. Ma guarda, io dico questo, per tutti quelli che hanno questo sentore, io invito sempre, lo faccio anche con molti dei nostri inserzionisti, ma lo faccio anche con i curiosi, con quelli che vogliono capire oggi la radio come funziona. Io invito a trascorrere qualche ora nel mio programma, nel programma di qualcun altro, degli speaker della radio, per capire il tipo di feedback continuo che c'è con tantissimi ascoltatori che vanno dai 25 ai 65, insomma l'età è veramente varia, e c'è un feedback continuo. Io continuo a ripetere, la radio può essere considerata morta se la si intende come un apparecchio che trasmette solo della musica, ma finché ci sono dei contenuti, ci sono delle personalità radiofoniche che vanno in onda, che la gente ascolta la radio per sentire quelle personalità, allora la radio continuerà ad essere viva. Se la intendiamo come uno Spotify, come YouTube, allora in quel senso è morta, perché è chiaro che quel tipo di piattaforma è sicuramente più facile da rintracciare, da seguire. Ma non a caso ci sei tu con noi, non a caso Radio Delfino è con noi, saluto Benny Gioeni ed Emanuele Amore, non a caso adesso che conosci. Ma tra l'altro Delfino fa un grandissimo lavoro di scelta della musica, di un certo tipo di musica che appartiene alla città di Catania. Io qualche tempo fa avevo anche pubblicato un post a proposito della musica in generale, che qui stiamo celebrando con il Non Solo Nero, ma proprio tutto quello che appartiene a quella Catania rock.
perché è patrimonio musicale che va divulgato anche alle nuove generazioni, e quindi in questo caso Radio Delfino permette di dire sia Emanuele come anche Benny, come tutti i ragazzi che lavorano lì, fanno un grandissimo lavoro, perché riescono a far risentire quello che non si sente più da nessuna parte, in nessuna radio catanese. Ciò che in va forma bene. Di streaming io e Fernando abbiamo anche nazionale, non abbiamo solo dato con questo streaming, in effetti, divulgare un po', esatto, le nostre radici, no? Ma questa iniziativa è assolutamente lodevole, perché ogni settimana è come se scrivessimo un libro, perché facciamo conoscere a tutte le generazioni, quelle nuove soprattutto, in questo caso stasera Andrea Chimenti, cioè personaggi che sono di uno spessore pazzesco e che devono essere divulgati, quindi ottima iniziativa, ma che ben vengano iniziative di questo tipo. Va bene, grazie. Giovanni. Vediamo la prossima settimana. Okay. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao Giovanni. Con Antonio Iazzi. Ciao, okay. ciao. Oh, occhio che tra non molto arrivano i turchi. Sono 11:20. Nicola Borrelli, Massimo Scarantino, che sono stati presenti. Sì. Salvatore, sì. Insomma, tutti chi abbracciamo tutti, ecco. Sì, io nel frattempo, proprio perché è entrata Lucia che me li ha revocati, nel frattempo che cosa ti ho rievocato? Ma guarda, un gruppo storico, primo album, guarda, come l'intro di poco fa mi hai fatto sognare, bellissimo, vero? Miracle Legion era uno dei no, quattro, no. Ce l'ho ancora qua, guarda. Sì, ero nell'angolino, pensavo per un attimo, pensavo quando ho detto Miracle, sai chi mi sono venuti come gruppo, Miracle, se ti ricordi Walker. Beh, Miracle Walker, certo. Ti ricordi, no? Psichedelia. Sì, sì. Il buon Nino Verri, se ci ascolti. Buon Nino Verri, è vero. Io lo metto, anche perché questo, insomma, non dovrebbe essere conosciuto, è il primo album, ma quanto mi piaceva quest'album. Dede. Questa è Answer Ten Smile. Surprised at the time on the clock was the time. I usually return to the place where I cleared my head. But just for today, I think I'll lie here and dream of you. I've got you under my skin where the rain can get in. Quanto eravamo piccoli, quanto eravamo avanti, eravamo piccoli ed eravamo avanti. Bella però questa, sembra uno slogan. Quanto eravamo piccoli, ma quanto eravamo avanti. Ho visto. Eravamo piccoli e avanti. Dovremmo mettere un po' di e sperare. E chi non li adora? Occhio, perché si avvicina l'orario dei turchi e da quel momento, da quando vedete apparire i turchi, potete chiamare al 338-200-223. Questo è il numero telefonico, la online live Non Solo Nero. Non Solo Nero. A broken soul stares from a pair of watering eyes. E già, che dire, meraviglioso Matt Johnson. Ormai ci fa caso che l'appuntamento dei tucchi è atteso. Io ho consigliato a uno dei tucchi di esordire quando arrivano con la sigla di Brigantoni, quella che dice
quanto è bello gelato lo tucco, sapi meglio da cutini poco. Perché qua ci starebbe perfetta, te la sei studiata, te la sei studiata, no? Come che non ne fossero capaci. Però mano, guarda, tu vedrai che lo faranno. Beh, tanta roba, come si suol dire, tanta roba. Si dice per peccato, se ne dicono tante, non soltanto che ragazzi, il materiale nuovo c'è, no? Io credo che ci sia, ma credo che ci sia anche in Italia, solo che magari non hanno la fortuna di poter venire fuori. Ma sai, poc'anzi con Andrea Chimenti parlavamo di questo, bisogna avere anche coraggio. Ci vuole coraggio, ci vuole anche fortuna, Baldo. No, sì, ma non solo di chi propone, ma di chi fa proporre. Quindi gli addetti ai lavori devono riuscire a spingere magari delle nuove leve che... infatti qualcuno dice meritano più visibilità, fatti vedere chi sei, perché al solito clicca sul link sopra, l'abbiamo scritto tante volte. Attenzione, ladies and gentlemen, i Tucchi, eccoli. Buonasera. Signorina, cantate lo tocco, signorina, leccate lo tocco, prendendo che ha cantato lo tocco, alla balza mi pare pesca, ma che bello gelato lo tocco. Che vi avevo detto io, che vi avevo detto. Buonasera a tutti. Ciao, buonasera a tutti. Hanno accettato il consiglio. Ciao, buonasera. Ciao Baldo, ciao Fernando, ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti i Tucchi in ascolto. Questo artista che avete fatto sentire, magari a Nord Italia non sanno chi sia questo artista, all'estero non sanno. B-Rock Antoni, il maestro. No, il maestro comunque anche, cioè nel suo genere per me è unico. Senti, io proporrei una cosa, quando entrano i Tucchi noi diciamo che abbiamo il collegamento con Radio Non Solo Nero, perché guarda, sembrano in radio i ragazzi. Ma mi piace la storia? C'è la nuova scenografia? Radio Non Solo Nero. Ma sembrano troppo seri stasera. Sì, no, sì. Siamo stanchi. Nascondono qualcosa, Baldo? Perché dalle 5 qualcosa. Che Fabio qui si cimenta a montare tutto. Bravo, è stato un lavoro ormai a tutti gli effetti. Quindi. Ma sembrano seri. Sembrano seri. Perché poi in realtà sotto il tavolo chissà cosa hanno. Abbiamo una telefonata, abbiamo un Tucco in linea. Rispondiamo al Tucco. Evento ciao, storico, Tucco. La prima telefonata. La prima telefonata della sera. Buonasera. Chi parla? Chi è? Gianfranco sono. Gianfranco, cosa vuoi sapere? Gianfranco di Bartolo. Ciao, cosa sull'amore? Ma io sto chiamando soprattutto perché voglio ringraziare a Baldo e a Fernando di questa trasmissione che è meravigliosa. Grazie, bravi. E poi detto con questa voce Gianfranco è di sera a quest'ora. No, non sto chiamando perché voglio fare il narciso e apparire, sto chiamando per ringraziare Baldo e Fernando di questo progetto meraviglioso a livello artistico e culturale. Infatti non ruberò molto tempo, è stato solo un'introduzione di ringraziamento a voi per questo progetto. Grazie. Ma grazie. Baldo, io trovo che questa sia una cosa fantastica. Questa idea è venuta a me, a Fabio, ma guarda che simulare una radio notturna nell'ultima mezz'ora, cioè dare la possibilità quindi anche ai nostri ascoltatori di farsi sentire, secondo me è una figata pazzesca su Facebook. Sì, ma non fino a mezzanotte, Fernando. Ah, dobbiamo andare al tranza. Ad oltranza, non dobbiamo dormire il mercoledì. Ma chi lo sa? Io rimanevo a letto fino a mezzogiorno, ma adesso non è più così. Ma Baldo, non ce lo possiamo permettere. Potrebbe essere un'idea in estate fare un notturno. Perché no?
per fare un notturno live. Io non mi stai prendendo per così. Sempre se non c'è il coprifuoco, però. Scusa, ma che devi fare col come? Mica devono uscire le persone per ascoltarci. Guarda, no, noi dobbiamo uscire a letto. Ma dovete tu, andare anche l'amore mentre ci ascoltano, dai. Ah, rata, cosa bellissima. Dai. Ma dai, su, complimenti, saluti. I problemi che ci stanno, ragazzi. Stiamo dando, come ho detto poc'anzi, un po' di frizzantezza, no, alla vita. Poi bravo, con la conclusione dei due tucchi, voglio dire, va bene. Allora, rinnovo i miei saluti, complimenti. Grazie, faccio agli altri. Grazie. Mille, un abbraccio. Grazie, buona giornata. Ti vogliamo bene. Grazie. Questa è storica, ragazzi. È la prima telefonata a Non Solo Nero Facebook. È la telefonata storica. Storica, vai. Gianfranco, grande. Ciao Armando Papa. Armando Papa ci segue dall'America, eh? Sono le 2:30, ha detto, quindi non ha problemi. Francesco Olo, fra poco. Mamma mia, che senso. No, no, va un po' di più il volume, Fabio. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you would find. And it's something quite peculiar. Sto piangendo. Something shimmering and white. It leads you here. Siamo seri oggi, eh? Molto serio, tra un po' faccio l'intervista a Nuccio comunque per vostra informazione. Ah, bello, bello, bello questa cosa, mi piace. Interessante. Curiosi, vediamo che esce fuori da questa intervista. Cosa? Vediamo cosa esce fuori da questa intervista. Gli scheletri. Cose tutte. Scheletri dell'armadio. È curiosa, eh? È curiosa. Certo. Hai capito? Com'è che si diceva una volta dall'Australia con amore? Ciao, Gregorio. Vabbè, poi te la ricordi questa, Fernando? Sì, no? No, ma te la ricordi, sei ormai guarda proprio lontanamente proprio. 333-8200-223 no, le vostre dediche. Mi fai ricordare cose, sto piangendo. Mi stai portando a 40 anni fa, cioè, rivivendo qualcosa di importante. Prego, manca il nome della radio. Di, che radio siamo? Radio Tucco. International Sound Stereo Stereo. Ma l'audio com'è che si sente? Bene? Adesso sì, no? sì. Siamo allineati. Avete fatto un grande lavoro. Abbiamo montato un processore di quello del 1975. Vintage. Ci sono i migliori. Il BBX. Io guardo lì, ma c'ho il ritorno di Fernando che è rimasto incantato. Io non capisco. Siamo pieni di monitor. Allora, Lucio ha preparato una cosa adesso. Cosa ho preparato? Allora, cosa hai preparato, Lucio? La novità. Io vado ad assemblare il tucco, sotterraneo. Li lascio nelle mani di Lucio. No, ho preparato un pezzo contemporaneo. Vediamo, dai. Arrivano dall'America. Si chiamano Div. We'll be right back.
È arrivato il tucco con casco. Allora, vi piacque? No, questa è la musica che io adoro e il nuccio che conosco. Grazie. No, il tucco, il nuccio. No, il tucco. Ecco, l'ubriacone, già, un brindisi, Fabio. Un brindisi a tutti. Un brindisi, alla faccia, ragazzi, del tucco. Alla faccia dei tucchi. Senti che chitarre, oh. Allora, senti, mamma mia, che queste chitarre cosa ricordano, Nuccio? Cosa ricordano? La wave, no? Mamma mia, la vera wave. La vera. La vera. Secondo me, Nuccio ricordano solo la vera e basta. No, si chiamava Vera la tua... O la bambola, come si chiama? Vera? Qualcuno a Catania... tu. Qualcuno quella... a Catania, ma non ci vede, lo no, non si vede bene, Lucia vuole vedere meglio. Cosa vuole vedere? Beh, alzalo, lo so, vuole vedere i pettorali? Certo. È maschio, è tuo. L'abbiamo tagliato perché non c'entrava. Oh santo, no, se no vedere la parte, che non mi sembrava il caso di farla vedere, sai? È un problema di copyright, no? Bravo, allora, esatto. Poi ci bloccano. Ci bloccano. Certo. Qualcuno comunque a Catania diceva Vera a pannittera. Io le do gelato. Mamma mia. Vabbè. Hai visto, Fernando, questi ragazzacci? Dovevano dare il loro tocco. Ma dico, l'ultima mezz'ora. Ma l'ultima mezz'ora ci aspettiamo anche qualche chiamata. 333-8200-223. Appunto. Dobbiamo fare... Il Piero Pelù, ma questi ragazzacci cosa dicono? Cosa fanno? Questi ragazzacci ormai sono diventati i protagonisti degli ultimi 30 minuti. Una telefonata notturna per Nuccio. Sì, come no? Ma poi ci date 3-8-2-0-0-2-2-3. Non ci date, ci date poco spazio. Che cos'è? Only a fool, baby, oh sì, la voce calda di Ben. Solo questa ci voleva.
Ma perché non spegni tutte le luci, Fabio? Crea un po' di atmosfera. Allora, Fabio, adesso una cosa seria. Fabio, tu dovessi, allora, una domanda a Nuccio e Nuccio una domanda a Fabio. Ah, bella! No, che domanda gli devo... Un'intervista, una mini intervista. Fabio che la fa a Nuccio e viceversa. Dai, col allora, pupo di mezzo. Giusto perché appunto partiamo da lontano. Da lontano, sentiamo. Ecco. Da molto lontano. Ma tu, ma tu più normale. Ma tu suoni? Sì. Bravo. Cosa vuoi sapere di specifico? Quale strumento suono? No, se suoni, basta. Suoni? Ogni tanto. Bravo. Invece Nuccio, io volevo fare una domanda a Fabio a questo punto, no? Tocca a me. Certo. Fabio, le cuffie. Ma tu sei stato mai con un tucco? No. Però è venuto lui a trovarci oggi. Questa è piaciuta, hai visto? Pronti, alla grazie. Allora, mettiamo musica? Mettiamo musica, sì. Cosa hai preparato? Qua ci tagliano. Sicuro? Ci tagliano. Vero? Un applauso facciamo. Un applauso perché qua ci tagliano. Perché altrimenti ci tagliano. qualcosa di meno taglio, Fabio. Lo stiamo storpiando. Con questi non ci tagliano. Time after time I pray this was good talk to me. But my mind just keep on playing tricks with me. I used to be so sad and strange before. Not anymore, since I closed my door. I will never see heaven. Heaven and back to me. I will never see heaven. Magari. Heaven and back to me. But in my mind, I've got a collection of people. Otherwise, I would eat myself up. Time after time, this strange idea come in my head. I stayed in my bed. Ma sembra il cantante degli House Martins questo. Ma come stavo per dire, dopo? Eh? House Martins. Vero? I ragazzi. Vero? La voce, eh. I will never see heaven. Heaven and back to me. Questa chitarrina alla Johnny Marr. I will never see heaven. I will never see heaven. Heaven come back to me. It doesn't matter if I was the king of universe or Venus took me in her arms. I could never feel better in my head. I tried, done it. I would never be. Un po' la voce delle volte heaven, no. Un po' Morrissey quando aveva 18 anni, insomma. Era un mix. Comunque sì. Era consigliata dalla nostra consulente DJ, che ve la vogliamo presentare. Come si chiama? Ha avuto la prima pagina. Eccola.
della copertina. Ma piace, allora, la ringraziamo per il consiglio di questo brano che avete appena ascoltato. Allora, ma io non capisco perché non telefonano, ragazzi. Ma che si vergognano? Hanno preso una chicca adesso, perché le nuove leve, oltre la musica, non conosceranno questa rivista interessante che all'epoca era una. Era una rivista di cultura. Di cultura degli anni 70. O no, Lucio? No, questa, ma perché chiami sempre in causa me? Cioè, non come se io. Fabio. Non c'è tutti. Fabio. Eh sì. Diciamo di sì. Vedi, Fabio ha gli occhiali. Secondo te perché? Maledetto. Per colpa sua. Allora qua abbiamo tre occhiali, siamo persi. Che è successo qua? Che mascherine. Cos'è? Cos'è successo? Niente, cosa, ragazzi, era per ricordarvi che vi dovete mettere le mascherine, siete vicini. No, siamo a due metri. Beh, poi hanno l'intrusa. Poi siamo congiunti, quindi. Giusto, ha detto bene Nuccio. Infatti, abbiamo tutta la collezione. Comunque, il nostro Teddy Bear dell'altra volta si è fidanzato, per vostra informazione. Con chi? Eccola lì. Ah, però, ce l'avete tutta in fila. Hai capito? Ce l'avete. Abbiamo riscoperto. Sai come si... Ha lasciato Mimmi e si è messo questa. Di solito riscopriamo i dischi, questa volta abbiamo però riscoperto. Ragazzi, ricordiamoci che abbiamo una ragazza fra noi che comunque dovrebbe parlare. Era vestita, tutto vestito. Anche... Non è che mi sconvolga tanto, però sempre no. Solo donne, porca miseria, che me ne fa. Vabbè, la prossima volta ti aggiustiamo. Come? Noi. Abbiamo il tuo. Ok, Lucia. Va bene. Se vuoi prendo l'altra parte. Fatevi ascoltare un brano interessante a Lucia a questo. Forza! Dedicato. Su. Lucia. Cosa vuoi, un pezzo? E a tutte le nostre le nostre fan dell'epoca. Sognate. Responsibility, it threatens you. Mexican Spitfires. You'll be just what they want you to be. You can't run forever. No. You can't run forever. Sono partiti fuori, Bravo Salvo! La conoscono pure i Moody questa canzone. Scusa Nuccio. Dimmi. Hai detto la conoscono pure i Muri o i Muli? Ah già vedo che io con il fatto che ho la R moscia si sente ancora, perché ai tempi quando facevo la radio mi dicevano tu hai mai la R, fai la R moscia o ce l'hai davvero? No, ce l'hai, senza doppi sensi, però, attenzione, ce l'hai davvero o non ce l'hai? Ce l'ho. È conclamata, a volte sì a volte no, dipende dalle parole, intermittente. Hai capito? Se parte con la R, esce. Se è al centro, invece, non esce. You can't run forever. Ma perché non fate telefonare Nicola Borré? Perché non Nicola, fate telefonare? Nicola, telefona. Oggi è il tuo compleanno, o no? Quanti anni ha compiuto questo turco? Secondo me è il tuo compleanno, Nicola. Francesco Avola dovrebbe chiamare a mezzanotte. Sì, facciamolo chiamare, Francesco. Francesco, quindi Sonia, tu che sei lì accanto a Francesco. Fai chiamare al 333. 8200223, visto che gli altri si vergognano. Ma perché?
Nicola, telefona pure tu, così le domande le fai dal vivo. Ma non puoi dire, Nicola, che fuso. Ma che si vergognano, sono timidi. Ma che si vergognano. Si vergognano, sono timidi. Hai visto Gianfranco che ha ora chiamato? Faccio, ora faccio chiamare un'amica mia. Cos'è 28, Giuseppe? Falla chiamare, Giuseppe, falla chiamare. 28. Lucio, falla chiamare. Sì, la faccio chiamare, ci scombussola tutti poi. Ciao Peppe. Ciao a Peppe, te, baci. Ma Baldo e Fernando vi farà crescere i nuovi capelli, sicuro. No, e allora no, non lo fare venire. Noi li useremo, siamo sulla buona strada per perderli. Io guarda, sto bene così. No, Fernando, tu che ne pensi? Io bene così. Guarda, ma non una tornerei paola mai indietro, manco pagato. Sony, allora chiama Francesco e digli a Francesco di chiamarci. Ecco, c'è qua qualcosa. Siamo, qua siamo. Attenzione, 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 attenzione. Lo squillo in diretta. Ciao, chi sei, da dove chiami? Pronto? Chi sei? Pronto? Chi sei, da dove chiami? Chi sei? Cosa vorresti sapere? Pronto? Pronto? Ma ci senti? Sì. Buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Francesco. Ciao caro. Ciao, come state? Tutto bene? Meravigliosamente bene. Bene. Stiamo spaccando. Stai parlando con i cucchi. Sì. Buonasera a tutti, abbasso l'audio del televisore, sì, meglio, così mi sento bene. Sì, perché il televisore. Certo. Wow, come? Siamo in mondo visione. No, mi sento pronto. Lui ci vede in grande. Sì, io li vedo in grande, certo, vi ho visto benissimo stasera, bellissima puntata, faccio i miei complimenti a tutti perché è veramente una bella puntata, mi è piaciuta tanto. Francesco, se vuoi però puoi dire un'altra volta pronto, visto che l'hai detto poche volte, dillo, pronto? No, è che non mi sento bene perché vi sento dall'audio del televisore, quindi ho dovuto abbassarlo, certo, per sentirvi bene. Sì, sì, devi sentire. Cosa hai pensato di Andrea Chimenti, Francesco? Fantastico. Ma fantastico, una bellissima voce, è sicuramente un artista che ha molte altre cose da dire, molto bravo, e mi è piaciuto anche il video che voi avete mandato che io non conoscevo, e mi è piaciuto veramente tanto, mi sono piaciuti anche gli scemi. Sì. Mi sono piaciuti anche gli scemi. Ti sono piaciuti gli scemi, eh? Sì, moltissimo, moltissimo. E anche il pezzo che hanno mandato i nostri amici Radio Tucchi mi è piaciuto molto, anche se non so chi erano, non l'ho capito, però era molto bello. Quale? L'ultimo o il primo? Penso non il primo. Mi sento. Penso il primo. Il primo o l'ultimo? Ah, c'è un'altra chiamata. Non lo fate confondere, ragazzi. C'è una chiamata in attesa. Non mi sento bene. Forse l'ultimo brano che ha passato Nuccio Giuffrida? Sì, penso esatto, sì. Perfetto. Ah, si chiamava, l'ultimo brano che ha passato Nuccio mi è piaciuto tanto. Non lo conoscevo, era molto bello. Happy Dead Man. Grande. È un pezzo del 1990, addirittura. Cosa posso dire? Una bellissima puntata, mi è piaciuto tanto e finalmente ci siamo ripresi il mercoledì che ci spetta di diritto, secondo me. Bravo, applausi. Applausi. Senti, ti volevo chiedere una cosa, ma tu di che segno sei? Ma perché? Oh, ragazzi, ha chiesto solo che segno è, non è che ha detto... Lucia si è sbragata. Ma perché Lucia ogni volta che parlo io ride? Ma ti faccio così tanto ridere? Una questione, ma non film. Credo solo a me, non credo solo a me. Cioè, sono diventato, non lo so. No, lo vabbè, so, Francesco, di che segno sei? Sì. Che segno zodiacale io sei? Io sono Toro. Toro. Fabio, hai le carte qui? Allora, le stelle hanno a mezzanotte, quindi passata la mezzanotte faccio gli anni. Infatti lo stiamo leggendo qua sulle carte. Ascendente, per mezzanotte fa il compleanno. No, no, ragazzi, le carte le faccio io. Ah, attenzione, colpo di scena. In effetti ce l'hai le carte. La cartaia. Vabbè, Nuccio, tavolo e tavolo noi, dai. Quindi quanti che non ho capito, sono un po' no, ma sai cosa c'è, che ora è, io lo devo dire per forza, è una cosa obbligatoria, no, ma stiamo scherzando, questa domanda, ma no, ma stiamo dire per forza, stiamo scherzando, dai.
No, va bene, faccio 55. Ma no, ma faccio 55 e sono felice di farne 55 per appartenere a questa generazione. Ma sei un ragazzino, ti conosciamo benissimo. Grazie. Beh, troppo buono, io... Paldo. Direi che mancano due minuti, glieli possiamo fare adesso. Gli auguri o porta male? No, manco facciamo passare qualche brano musicale da Nuccio e da Fabio. E poi anche perché oggi chiudiamo con un video. L'ultimo pezzo di oggi è un video. È un gruppo che piacerà a qualcuno perché poco fa li ho visti iscritti. Qualcuno ha detto sembrano... E sì, poi... ho capito. Allora... Vediamo cosa passano i due ragazzi, Fabio. La sigla, la nostra sigla. Di chiusura. Non sento più Fernando. Il ballo della Mastonella. Ma Fernando. Ciao Francesco, intanto noi ti salutiamo. Ciao Francesco, domani. Ciao Francesco. Ciao, grazie a tutti, auguri. Grazie non solo Nero. Buon compleanno, un abbraccio, un abbraccio non solo Nero. Mi piacciono le sbarbine. Che c'è? Fernando, ti vedo. Scusa. No, perché io dico, parli tanto, ma una sbarbina ancora non l'hai fatta telefonare. Appunto. Ma hanno paura. Sbarbine, chiamate per Nuccio. Lucia, fa la tua al limite una telefonata, così almeno... Ecco, attenzione, forse una sbarbina. Attenzione. No, guarda, aspetta. Sbarbina. Pronto, Radio Tucco. Chi è? Pronto? Abbassa la radio. Questo è quello che accadeva. Aiuto. Ascoltaci solo dal telefono. Deve abbassare il volume della radio. No, le sbarbine, abbassa la radio. È uno sbarbino che ha già abbassato tutto l'audio. Bravo, okay. Sentici dal telefono. Bravo. Ma chi è? Tu sei Turco. Eccolo. Questo è Nicola, sicuro. Sì, Nicola. Questo è Nicola. E l'abbiamo invitato. Il capo dei turchi sei tu con Sigal. Ciao ragazzi. Ciao, tanti auguri comunque. Il capo dei turchi. Quanti anni dici che ti hanno fatto la festa? Oggi ne faccio solo 29 e passa. Auguri. Con 29 turchi. Su Facebook, Nicola. Ciao ragazzi. Baldo, se funziona quest'ultima mezz'ora con le telefonate in estate ci divertiremo, guarda. Solo questo mi manca. Ma tu con noi, mi raccomando. Ci manca solo questo, veramente. Oh ragazzi, è mezzanotte però. È mezzanotte. Ma come, io ti voglio dire una cosa. Adesso stiamo facendo la mela ai sindacati perché vogliamo trasmettere di più. Ecco, infatti vogliamo trasmettere. Cosa dici stasera? Stasera bella musica, ho riscoperto il rock. Addirittura. Vabbè, allora, tu lo sai che io ho fatto una vita di discoteca e il rock mi piaceva, però non tanto. Come non tanto? Stasera ascoltando Chimenti mi devo ricredere. Bella musica davvero. Bella roba. Grazie. Bravo. Certo, non è mai tardi, alla mia età poi non è mai tardi, anzi meglio. Sono d'accordo. Però, certo, prediligo sempre la musica casinista. Vabbè. Però mi mancano molto le serate, mi mancano molto, faccio il romanticone stasera, mi mancano molto le mie luci. E le sbarbine. Vabbè. Noi le abbiamo messe stasera le luci, hai visto le nostre lucine? Ma Nicola? I turchi sono i turchi. A proposito, la festa te l'hanno fatta? Cioè, come hai festeggiato? Va bene, dai, vi lascio il telefono libero così chiamerà qualche... Speriamo. Ma quale? Dobbiamo chiudere. Dobbiamo chiudere. Non è ancora presto per il notturno, come dice Fernando. Lo faremo quest'estate, ragazzi. Faremo... Bravo, non solo bravo. Nero by night faremo. Comunque, grazie sì, Nicola per la telefonata. Grazie, ciao ragazzi. Nicola, tanti auguri ancora. Buonanotte. Ciao ragazzi. Dobbiamo chiudere. Però dimmi. A noi ci dai poco spazio. Cioè non ci basta mezz'ora, non ci basta, dai, diciamo. Non ci basta mezz'ora. No. La verità lo sai qual è, Nuccio?
che ormai noi, voi avete avuto sempre mezz'ora, ma ormai vi siete talmente abituati che vi sembra poca. Forse hai ragione, sai? Vabbè, noi la limite era. Continuiamo dopo, Da soli, parliamo io e Fabio da soli. Andiamo avanti. Mi devi dire, avanti, così. Vedo in primo piano più a te, ecco Fabio adesso finalmente si vede. Perché dipende da dove si inquadra, no? Dipende sì, dalla regia. Cosa vuoi, ragazzi? Si muove qualcosa in mezzo a voi. Va bene, facciamo così. Allora intanto auguriamo la buonanotte a Lucia. Lucia, ragazzi, ci vediamo mercoledì prossimo. Ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie per aver chiamato. Grazie. Tucchi, la prossima settimana organizzatevi, dovete fare almeno, vediamo se ci riuscite, 10 telefonate in diretta. Quindi iniziate a faccio chiamare mia sorella. Ci dico a mozio. Iniziate a sensibilizzare le sbardine. Iniziare a programmare anche qualcosa interessante, perché ci sarà Gianni Maroccolo e Antonio Iazzi. Esatto. Non so se mi spiego. Va bene. Allora, ciao Nuccio Giuffrida. Ciao Fabio. È stato bellissimo stasera. Ciao Fernando, ciao Baldo. Ciao ragazzi. Ciao, buonanotte. Ciao. Baldo, è stato bello anche stavolta. Aspetta, vorrei però dire allora due paroline precise. Dunque, mi raccomando, per mercoledì prossimo, appunto, come dicevo poc'anzi, i prossimi ospiti sono due grandi artisti componenti dell'Elite FIBA, ci parleranno dell'epoca dell'Elite FIBA ai giorni nostri con il loro ultimo capolavoro, Mephiston Balance, che sono appunto i due artisti di nome Gianni Maroccolo e Antonio Iazzi. Poi, che dire, se qualcuno si sarà perso la puntata, quello che potete cliccare da domani eventualmente o nel mio profilo o di Fernando e rivedere la puntata per chi se la fosse persa. Che dire, grazie a tutti, grazie sempre anche a Fernando che adesso ci delizierà con l'ultimo brano della serata. Ebbene, allora intanto Baldo, ciao, buonanotte, il tempo buonanotte di salutare gli ascoltatori. Ci vediamo mercoledì prossimo. Oggi vi vogliamo salutare con un gruppo del sud londinese. Qualcuno di voi lo aveva individuato poco fa perché ha detto mi sembrano loro. Ebbene, stanotte ci salutiamo con gli Afghan Whigs. Buonanotte da Fernando Geni, da tutto lo staff di Non Solo Nero.